Trento torna a dedicare ad Adalberto Libera un momento particolarmente significativo. È stata presentata nella cornice del Palazzo della Regione, progettato dallo stesso Libera, la biografia aggiornata del grande architetto, scritta da Paolo Melis e curata da Giovanni Marzari per i tipi di Schira Editore. Una ricostruzione a tutto tondo di un personaggio di primo piano e di assoluta centralità nella cultura architettonica italiana del XX secolo. Autore di alcuni degli edifici cult del Novecento italiano, basti pensare alla Villa Malaparte a Capri o al Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi dell'EUR a Roma. Il volume nasce anche da un'accurata e scrupolosa indagine condotta sulle carte del suo prezioso archivio, conservato al Centre Pompidou di Parigi. Benvenuti a Format. Cosa vuol dire parlare di Libera oggi e perché è utile studiarlo e riproporlo? Paolo Melis. Libera è sicuramente una delle personalità più importanti dell'architettura del Novecento italiano, che già di per sé è un ramo dell'architettura del Novecento attenzionato all'estero e nel mondo. E Libera è appunto uno dei protagonisti maggiori di quest'epoca, che è un'epoca, diciamo, che ha attraversato le avanguardie, e di questo attraversamento delle avanguardie Libera è stato proprio uno dei principali attori. Libera ha riportato l'Italia al centro di questo scenario, no, internazionale, e questo ha significato molto, diciamo. Senza Libera l'architettura italiana non avrebbe avuto quell'esperienza e quella risonanza nel mondo che ha invece avuto. Ecco, quindi l'attualità di Libera si esprime anche in questa importanza, che è importante non solo ricordare ma anche scavare, approfondire, perché purtroppo si perde spesso la memoria delle cose che sono avvenute. L'architettura razionalista italiana viene spesso identificata con il regime che l'ha originata e per questo viene definita fascista. È possibile oggi valutarne le qualità scindendola dal periodo storico che l'ha prodotta? Diego Leoni e Mario Lupano. È un po' come se noi oggi decidessimo o dicessimo che le piramidi egiziane sono da considerare, diciamo, negativamente, perché sono state fatte dagli schiavi. È ovvio che un'opera d'arte, qualsiasi sia, è frutto, è il prodotto, è il risultato di una società che ha caratteristiche diverse, e non per questo è classificabile come un'opera politica. E quindi definire l'architettura o l'arte razionalista come un'arte fascista in senso negativo è assolutamente sbagliato, assolutamente fuori luogo. È possibile, perché sono passati tanti anni, perché i protagonisti di quella stagione sono stati anche protagonisti di un'altra stagione in età democratica, come per esempio Adalberto Libera, che è stato un protagonista dell'architettura razionalista e anche un protagonista del momento in cui il regime maggiormente faceva uso dell'architettura per propagandare se stesso. Pensiamo al coinvolgimento dei razionalisti anche nella mostra universale delle 42 a Roma, però adesso, diciamo, e poi è anche giusto, come dire, chiamarla fascista, perché c'è stato un momento in cui era molto solidale con il potere del regime fascista, così come sempre all'architettura capita di essere in complicità con un potere. Il rapporto fra architettura e potere è sempre molto stretto. Bene, e proprio sul tema del pregiudizio ideologico in tema di architettura, Giovanni Marzari ci consiglia una buona lettura. Io vi saluto e vi aspetto, come sempre, alla prossima puntata di Format. Arrivederci. Il libro che vi consiglio è Giorgio Ciucci, l'autore, Gli architetti e il fascismo, Einaudi, editore, degli anni Ottanta. Perché un libro di quegli anni?
perché è stato l'unico momento, dopo la grande biennale del 76 sul razionalismo italiano, in cui si era fatta un po' di chiarezza, e il libro di Giorgio Ciucci narra delle varie correnti novecentiste, razionaliste e anche correnti secondarie, dove faceva veramente chiarezza sulle distinzioni tra monumentalismo, retorica e razionalismo, per cui il verbo internazionale del movimento moderno.